Amici radioascoltatori, buonasera. Come da palinsesto, stiamo per mandare in onda un evento che si è svolto questa mattina a Roma, alla Sala Polivalente Biavati, in occasione della giornata della memoria. Praticamente il nostro carissimo Franco Casadiddio ha presentato il libro, in maniera però teatrale, Il volo del canarino. È qui con me, e non poteva essere altrimenti, Umberto Alunni. Ciao Umberto. Ciao Paolo, buonasera a tutti i nostri cari amici ed ascoltatori, anche se adesso è giorno no. E come sentite dal brusio, diciamo, del sottofondo, non è un brusio creato artificiosamente da Paolo, ma è un qualcosa che dal vivo. Siamo in sala regia, siamo io e Paolo, siamo veramente molto molto contenti di essere a fianco virtuale di Franco Casadiddio, che, come ben sapete, è un nostro caro contributore, lo avete conosciuto per tante occasioni di incontro con la Mera Radio, ma in questa occasione, diciamo, ci agganciamo al volo del canarino, suo ultimo romanzo, che ovviamente fa scopa, no, con la giornata della memoria. Paolo, ma tu hai un'idea di quello che succederà? Beh, da quello che ho potuto intravedere, è un momento romanzato con balli, danze, perché è in collaborazione con una scuola di ballo. Stiamo per iniziare, e quindi niente, vi rimando alle foto che pubblicheremo sul nostro sito per vedere l'atmosfera e quello che è accaduto stamattina. Dimmi, Greta. Ma è vero che alla fine della prima guerra mondiale in Germania non c'era neanche il latte per darlo a mangiare ai bambini? Sì, è vero, è una delle conseguenze delle sanzioni che vengono imposte alla Germania al termine della prima guerra mondiale. Perché la Germania, che era entrata in quella guerra convinta di vincerla, in realtà ne esce sconfitta. E i paesi che hanno vinto quella guerra, quindi la Francia, l'Inghilterra, impongono delle sanzioni, quindi delle punizioni ai tedeschi, di tipo territoriale, quindi pezzi di Germania che vengono regalati ad altri paesi, delle sanzioni di tipo militare e anche delle sanzioni di tipo economico. Tra queste sanzioni di tipo economico c'è l'obbligo per i tedeschi di consegnare 150.000 mucche da latte alla Francia. Questo che cosa significa? Che in Germania nel primo dopoguerra c'è una carenza di latte per tutti, per gli adulti, ma soprattutto per i bambini. Dimmi, Elena. Ho scoperto che in Germania a quel tempo il pane costava 1 milione di euro al chilo. 1 milione? Beh, in realtà costava anche molto di più, perché arrivò a costare qualche centinaio di miliardi di marchi, però non di euro. Perché voi sapete che l'euro è una moneta che è stata introdotta di recente. Prima ogni paese aveva la propria moneta. L'Italia aveva la lira, la Germania aveva il marco. E in quegli anni, siamo negli anni 20 del Novecento, in Germania c'è un fenomeno
che studierete magari quando andrete alle scuole superiori, che si chiama inflazione, cioè l'aumento dei prezzi delle materie prime, dei beni di consumo, degli alimentari. In quegli anni, in Germania, gli alimentari arrivano a costare delle cifre folli. Il pane arriva a costare 300-400 miliardi di marchi al chilo. Immaginate se oggi un chilo di pane costasse 400 miliardi di euro. In realtà, però, quelle banconote non servivano a nulla, perché il denaro non aveva valore. Quindi tutta quella montagna di banconote che qualcuno andava a ritirare alle poste in banca con le carriole, perché quando pagavano gli stipendi c'erano quantità enormi di banconote che venivano date, tutta questa quantità di denaro in realtà non serviva a nulla, non valeva nulla. E quindi i bambini realizzavano dei giochi con quelle banconote, realizzavano degli aquiloni. Gli adulti usavano le stesse banconote per fare una cosa che oggi non si usa più. Gli interni, le pareti interne degli appartamenti, invece che essere tinteggiate fino a qualche anno fa, venivano ricoperte con della carta, si chiamava carta da parati. Ma siccome quella carta da parati valeva molto, mentre le banconote non valevano nulla, piuttosto che usare la carta da parati, in Germania qualcuno cominciò a usare le banconote per tappezzare le pareti degli appartamenti. Questo vi fa capire che la situazione in Germania era molto difficile, c'erano milioni di disoccupati e la popolazione soffriva la fame, non c'era il latte, come abbiamo detto, ma anche molti altri alimentari mancavano. Quindi in Germania c'è una situazione difficile e quando c'è una situazione difficile, quelli che hanno sempre una soluzione a tutti i problemi, chi sono? Sono i politici. I politici in genere hanno sempre una soluzione, o meglio, dicono di avere una soluzione a tutti i problemi del proprio paese. In quegli anni in Germania c'è un piccolissimo partito, che si chiama Partito Tedesco dei Lavoratori, che dice di avere la soluzione a tutti questi problemi. Questo partito è capeggiato da un ex caporale dell'esercito, che tra l'altro non è neanche un tedesco, perché è austriaco. Ma allo scoppio della Prima Guerra Mondiale è corso in Germania per arruolarsi nell'esercito tedesco. Questo ex caporale si chiama Adolf Hitler e scopre al termine della guerra che la sua carriera, il suo futuro non sarà la carriera militare ma sarà quella politica. Entra a far parte di questo partito, ne diventa il capo in poco tempo, ottiene la tessera di iscrizione al partito. Il Partito Tedesco dei Lavoratori conta pochissimi iscritti. Pensate che per riunirsi gli basta una piccola birreria, si siedono intorno a un tavolo e tengono le loro riunioni politiche. Quindi parliamo di poche decine di persone. Sono talmente poche che hanno pensato di falsificare i numeri di iscrizione al partito. Tanto è vero che la tessera di Adolf Hitler riporta un numero di iscrizione che è il numero 555. Ma non ci sono 500 uomini, persone che fanno parte di questo partito, sono molti di meno. Quindi si sono inventati una numerazione particolare. Le tessere non iniziano dalla numero 1, ma iniziano dalla numero 501. Quindi Hitler non è in realtà il 555esimo iscritto del partito nazista, ma è solamente il 55esimo, proprio perché sono pochi. Il partito nazista è un piccolo partito, uno dei tanti che c'è in Germania in quegli anni. Hitler però capisce una cosa, che per arrivare al potere in Germania deve puntare principalmente sui giovani, deve conquistare i giovani, perché la Germania è un paese giovane e lo stesso Hitler è giovane, ha meno di 30 anni quando inizia la sua carriera politica. E per i politici tedeschi di quel tempo è veramente un ragazzino. E capisce che deve conquistare il cuore, la testa, il pensiero dei più giovani. A cominciare da uno dei due protagonisti del libro, Jürgen, che è un ragazzo poco più grande di voi, che ha 20 anni, e che come milioni di altri giovani in tutta la Germania aderisce al partito nazista, convinto che quello sia il partito che possa ridare la giusta importanza e la giusta grandezza alla Germania. Hitler punta sui giovani per tornare
ad essere un grande paese, per far sì che la Germania torni a essere un grande paese, ma soprattutto punta sui giovani per conquistare il potere in Germania.
Abbiamo detto che il giovane Hitler punta sui giovani per far crescere il suo partito e per prendere il potere in Germania. Ma il giovane Hitler ha una persona che ammira molto, è un italiano, è Benito Mussolini, che nel 1922 ha preso il potere in Italia con la marcia su Roma, con un colpo di Stato. E Hitler pensa una cosa: se c'è riuscito Mussolini in Italia, governando un paese che è allergico alle regole, perché gli italiani, lo sappiamo bene, no? Siamo un popolo un po' allergico alle regole, se c'è riuscito Mussolini, pensa Hitler, perché non dovrei riuscire io a prendere il potere in Germania? Che sono a capo di un paese, di un popolo, che è disciplinato, ordinato. E Hitler pensa che nel momento in cui si muoverà e si deciderà a prendere il potere, il popolo in massa lo seguirà. E come il popolo lo seguirà l'esercito, la polizia. Nel novembre del 1923 Hitler decide che è arrivato il momento di prendersi il potere in Germania. Come? Con un colpo di Stato. Il popolo però non lo segue, non lo segue il popolo, non lo segue l'esercito. E quel colpo di Stato fallisce in poche ore. Quindi Hitler viene arrestato, processato, messo in carcere. Viene condannato a 5 anni di carcere, in realtà sconterà solo pochi mesi, ma in quei pochi mesi riuscirà a scrivere un libro, il suo libro, il Mein Kampf, la mia battaglia, in cui delineerà quelle che sono le scelte future della Germania. Ma soprattutto nel Mein Kampf Hitler dice che cosa pensa degli ebrei. Perché Hitler punta il dito contro gli ebrei? Perché c'è un'idea in Germania, che gli ebrei siano stati coloro che hanno causato la sconfitta nella Prima Guerra Mondiale. Gli ebrei tedeschi avrebbero tradito il loro esercito pugnalandolo alle spalle. Non è vero. Ci sono state migliaia di tedeschi ebrei che hanno combattuto nella Prima Guerra Mondiale. Molti non sono tornati dal fronte e quelli che sono tornati in molti casi sono tornati invalidi. Eppure questa idea che gli ebrei tedeschi abbiano tradito il proprio paese è un'idea che prende sempre più piede nella società tedesca. Quindi, dice Hitler nel Mein Kampf, prima o poi bisognerà fare i conti con i traditori di novembre, con coloro che hanno tradito il popolo tedesco. Passano 10 anni da quel tentativo di colpo di Stato e Hitler viene nominato primo ministro, vincendo le elezioni. Nel 1932 quasi un tedesco su due vota per il partito nazista. Nel frattempo il Partito Tedesco dei Lavoratori ha cambiato nome, è diventato il Partito Nazista. E il 40% dei tedeschi alle elezioni del 1932 vota per il Partito Nazista. Hitler viene nominato primo ministro e il governo che comanda, che presiede, si dà subito da fare per mettere in pratica quello che era scritto nel Mein Kampf. Passano 2 mesi e nel marzo del 1933 viene aperto il primo campo di concentramento, che è Dachau, alla periferia di Monaco. Ma a Dachau non ci finiscono gli ebrei, perché in quel momento il problema principale di Hitler sono gli oppositori politici, non sono gli ebrei. A Dachau ci finiscono i comunisti, i socialisti, i socialdemocratici. Il 1 maggio si festeggia la festa dei lavoratori, il 2 maggio vengono chiusi tutti i sindacati, resta solo quello del partito nazista e i sindacalisti finiscono a Dachau. Una volta eliminati i nemici esterni, gli avversari esterni e anche quelli interni, perché noi siamo abituati a pensare al partito nazista come a un partito monolitico in cui tutti la pensano come Hitler, ma non è vero. Nel partito nazista c'è chi la pensa in maniera diversa e Hitler si preoccupa di togliere di mezzo anche gli oppositori interni al suo partito. Tolti di mezzo tutti questi oppositori interni ed esterni, è arrivato il momento di regolare i conti con gli ebrei, con i traditori di novembre. Nel settembre del 1935 vengono varate le leggi di Norimberga, che sono le leggi razziali tedesche. Con le quali il popolo viene suddiviso in base alla razza. Tedeschi di sangue ariano, puro, chiamati Deutschblutiger,
e tedeschi ebrei, il cui sangue non è considerato puro, ma è considerato impuro. Le due razze, i tedeschi ariani e i tedeschi ebrei, non devono mescolarsi, perché il sangue ariano deve rimanere puro, non deve essere contaminato. Quindi vengono vietati i matrimoni, i fidanzamenti, le unioni, i rapporti sessuali tra tedeschi ariani e tedeschi ebrei. Pena il carcere per tutti, per i tedeschi ariani e per gli ebrei. Per chi trasgredisce queste leggi è previsto l'arresto. Per gli ebrei inizia il periodo più difficile. Viene vietato tutto. Non possono utilizzare gli apparecchi telefonici pubblici. Quando vanno ai giardini pubblici ci sono delle panchine riservate agli ariani e delle panchine riservate agli ebrei, che naturalmente sono le più scomode. Sono quelle che in inverno si trovano magari in ombra e quindi al freddo, o quelle che in estate si trovano esposte al sole. Sui documenti degli ebrei comincia a fare la comparsa una lettera, la lettera J, che sta per Jude, che in tedesco significa ebreo, perché gli ebrei devono essere riconoscibili, perché devono essere discriminati, e quindi io ho bisogno di riconoscere gli ebrei dai loro documenti e dalla stella gialla che qualche anno dopo dovranno portare appesa al petto. Agli ebrei viene anche vietato di salire sui mezzi pubblici. Non possono utilizzare i mezzi pubblici che utilizzano gli altri tedeschi ariani. Per gli ebrei comincia un periodo difficile che culmina con una legge che prevede il divieto di possedere animali domestici. Sara, che è una delle due protagoniste del libro, è una ragazza ebrea e possiede un canarino. E il giorno in cui la Gestapo si presenta a casa di Sara per prelevare il canarino, lei che cosa fa? Preferisce aprire la gabbia, aprire la finestra della sua camera e farlo volare via. Perché pur sapendo che difficilmente quel canarino in cattività riuscirà a salvarsi, gli vuole regalare una speranza di salvezza. E quindi quel canarino fuggirà via verso ovest alla ricerca della sua salvezza. My dear love. My dear love. My dear love. My dear love. Thank you.
Le leggi di Norimberga sono solamente l'inizio di quello che sarà il periodo più difficile e più cupo per gli ebrei in Germania. Una notte di novembre del 1938, passata alla storia come la notte dei cristalli, segna il culmine della violenza. Le sinagoghe, le abitazioni, i negozi degli ebrei vengono distrutti, le vetrine mandate in frantumi e poi i locali vengono incendiati. Questo è quello che sono costretti a vivere gli ebrei tedeschi, che però sono pochi, perché in Germania sono circa 500.000 gli ebrei al termine della Prima Guerra Mondiale. Le cose cambiano quando il 1 settembre del 1939 la Germania invade la Polonia, scatenando la Seconda Guerra Mondiale. Sono passati esattamente 20 anni dalla fine della prima, 1919-1939, e l'Europa torna a sprofondare nell'incubo della guerra. La Germania in pochi mesi conquista mezza Europa, la Polonia, i paesi del nord Europa, il Belgio, la Francia. I tedeschi stavolta arrivano anche a Parigi. Nella prima guerra mondiale non c'erano riusciti, per poco. Stavolta ci arrivano. E Hitler si fa fotografare sugli Champs-Élysées e con lo sfondo della Torre Eiffel. La Germania sembra inarrestabile e in questa sua conquista si trova a dover gestire non il 500.000 di ebrei tedeschi che vivevano in Germania, ma milioni di ebrei che vivono nei territori occupati. Qual era la prima idea di Hitler una volta salito al potere? Eliminare gli ebrei, sterminarli? No. La prima idea che i nazisti hanno è creare una Germania libera dagli ebrei. In tedesco si dice Judenfrei, libera dagli ebrei. Come si fa a creare una Germania Judenfrei? Si spinge gli ebrei ad andarsene, rendendogli la vita impossibile. Abbiamo visto, non potevano più salire sui mezzi pubblici. Gli studenti ebrei vengono cacciati dalle scuole, i docenti vengono allontanati dalle scuole. Per i malati ebrei non è più possibile curarsi se non da medici ebrei. Quindi agli ebrei viene resa la vita impossibile nella speranza che si decidano ad andarsene dalla Germania. E molti se ne vanno, ma molti altri restano perché non sanno dove andare. Immaginate una persona anziana che ha vissuto tutta la vita in Germania, che parla solamente il tedesco, che non conosce nessuno in altri paesi. Dove va? Molti restano in Germania perché sono convinti che le cose potranno migliorare e invece le cose non solo non migliorano, ma peggiorano per i tedeschi, per gli ebrei tedeschi. Ma le cose peggiorano anche per tutti gli altri ebrei, milioni di ebrei che i nazisti si trovano a dover gestire. Non si può mandare via milioni di ebrei dall'Europa se i nazisti non sono stati in grado di mandare via 500.000 di ebrei dalla Germania. Quindi si pensa a un'altra soluzione. C'è un'isola al largo delle coste meridionali dell'Africa, il Madagascar, che sembra la soluzione giusta dove confinare gli ebrei. I nazisti pensano: prendiamo tutti gli ebrei europei e portiamoli in Madagascar. Li mettiamo a bordo delle navi e li portiamo in Madagascar. Li confineremo su un'isola, lì saranno isolati e noi li avremo allontanati dall'Europa. Ma portare milioni di ebrei via nave in Madagascar significa distogliere delle forze dalla guerra. La guerra è già iniziata, le navi servono per la guerra e quindi quell'idea di trasportare milioni di ebrei in Madagascar viene abbandonata. Se ne fa strada un'altra. Conquistiamo l'Unione Sovietica, la Russia, e poi prendiamo tutti gli ebrei
e li portiamo oltre gli Urali, oltre la catena montuosa che divide la Russia europea da quella asiatica. Non sarà un'isola, ma quei territori sembrano abbastanza lontani per nascondere tutti gli ebrei lì. Saranno a migliaia di chilometri dalla Germania e nessuno potrà vederli. Ma la Russia non verrà mai conquistata, i nazisti non riusciranno mai a conquistare l'Unione Sovietica e quindi anche quella soluzione viene abbandonata. C'è bisogno di trovare una soluzione, ma che sia la soluzione finale della questione ebraica. La guerra sta andando avanti e sta andando male per i nazisti. Quindi se si vuole creare un'Europa Judenfrei bisogna accelerare i tempi. Bisogna trovare il sistema per evacuare, dicono loro, in realtà sterminare, milioni di ebrei. Chi è che decide qual è la soluzione finale? Sono questi 15 uomini. Sono 15 gerarchi del regime nazista che si riuniscono il 20 gennaio del 42 a Wannsee, che è un sobborgo di Berlino. Hanno requisito una bellissima villa a un ebreo e lì tengono la riunione che dovrà decidere che cosa fare di 11 milioni di ebrei. Perché le SS, con una solerzia tutta tedesca, hanno stilato un elenco. Ci sono i nomi di tutti i territori occupati dalla Germania nazista e anche qualcuno in più. A fianco del nome di ogni paese c'è indicato il numero di ebrei che devono essere sterminati. Si sono portati avanti col lavoro, perché? Perché hanno immaginato di aver già conquistato l'Unione Sovietica e quindi di dover gestire 5 milioni di ebrei russi. Come abbiamo detto, l'Unione Sovietica non verrà mai conquistata. Tolti i 5 milioni di ebrei russi, gli ebrei da evacuare, da sterminare, sono comunque 6 milioni. Come si fa a sterminare 6 milioni di persone? In realtà i nazisti il sistema ce l'hanno già, l'hanno sperimentato da un po' di anni, proprio in Polonia, nei paesi dell'est. Si chiamano Gaswagen, sono dei camion modificati dove il cassone è collegato direttamente con il tubo di scappamento. Il cassone è sigillato ermeticamente, vengono fatti salire 15-20 ebrei alla volta e questi ebrei vengono uccisi tramite i gas di scarico del motore del camion. Il sistema funziona, ma sterminare 6 milioni di persone, 15-20 alla volta, richiederebbe anni e i nazisti non ce l'hanno tutto questo tempo. Quindi quel sistema funziona, ma va reso molto più efficiente. E su come renderlo più efficiente, l'idea è dei due uomini che vedete indicati dalle frecce rosse. Quello di sinistra si chiama Adolf Eichmann e è soprannominato il ragioniere dello sterminio, è colui che materialmente decide come sterminare gli ebrei. L'altro, quello di destra, si chiama Reinhard Heydrich, è il vice capo delle SS e ha due soprannomi che indicano bene che tipo di persona sia. Perché Heydrich è soprannominato il boia di Praga, perché era il governatore della città di Praga, oppure l'uomo dal cuore di ferro. Questi due uomini decidono come sterminare 6 milioni di persone nei campi di concentramento. Queste persone devono essere trasportate per prima cosa ai campi di concentramento. Di questo si occupa Eichmann, è il ragioniere dello sterminio, è lui che organizza il trasporto verso i campi di concentramento. Gli ebrei vengono caricati su dei treni, carri merci, spesso aperti, senza tetto, vengono lasciati senza acqua, senza cibo, al freddo, al vento, al gelo, alla pioggia. Molti arrivano morti a destinazione. Gli altri, quelli che arrivano vivi, scendono dai treni e trovano una scritta ad attenderli, soprattutto ad Auschwitz. Arbeit macht frei, il lavoro rende liberi. Come se quel lavoro che andavano a fare nei campi di concentramento l'avesse veramente potuti liberare. Arbeit, la parola lavoro, scritta con la B rovesciata. In genere la B si scrive con l'occhiello piccolo verso l'alto e quello grande verso il basso. La B è scritta rovesciata non per un errore, ma per una precisa volontà di chi? Di colui che ha realizzato la scritta, un prigioniero polacco del campo di Auschwitz, che nella vita civile faceva il fabbro, quindi lavorava il ferro. Gli viene chiesto di realizzare quella scritta.
Lui è un prigioniero di Auschwitz, vorrebbe protestare, ma sa benissimo che protestare vorrebbe dire essere ucciso subito. E allora, come protesta, che cosa fa? Scrive la B rovesciata sotto sopra. Quella è la sua forma di protesta nei confronti di quello che sta vivendo lui come milioni di altre persone. Sara, che è una delle due protagoniste del libro, è una ragazza ebrea e segue il destino di tutti gli altri ebrei. Viene trasportata verso il campo di concentramento di Malitrostnez, in Bielorussia, e arriva a quel campo come arrivano tutti gli altri ebrei, a bordo di un treno. Come vi dicevo, molti di questi ebrei arrivano a destinazione già morti a causa delle condizioni in cui vengono trasportati. E forse sono i più fortunati, perché tutti gli altri vengono mandati nei campi di concentramento, fatti lavorare come schiavi, e quando non servono più vengono uccisi in quelle camere a gas che sono state rese così efficienti, e i loro corpi vengono fatti sparire nei forni crematori.
Qual è il senso di questa giornata? Perché è importante la memoria e ricordare quello che è successo? È importante perché fra qualche anno non esisteranno più le persone che hanno vissuto sulla propria pelle tutto quello che abbiamo raccontato. Per ragioni anagrafiche non avremo più tra noi quelle persone che hanno vissuto l'orrore dei campi di sterminio. Ma quel momento non sarà un momento in cui dovremo dimenticare tutto quello che è successo, dovremo tramandarlo alle nuove generazioni e sarà a voi fare in modo che questa memoria non vada dispersa. Perché ricordare quello che è successo significa fare in modo che non accada mai più. La memoria è l'unico antidoto che abbiamo contro la violenza, contro l'uccisione di milioni di persone. E sta a voi ricordare quello che è successo e tramandarlo ai vostri figli, ai vostri nipoti. Perché altrimenti tutto quello che abbiamo raccontato oggi, ma soprattutto tutto quello che 6 milioni di persone hanno vissuto sulla propria pelle fino a perdere la vita, sarà stato inutile se noi lo dimenticheremo fra qualche anno. E lo dicono anche i due protagonisti del romanzo. I crimini commessi, disse Jürgen, sono stati così abominevoli che risulta difficile anche trovare le condanne e le punizioni adeguate a far espiare le colpe. L'unico aspetto positivo, almeno così spero, è che tutti quei milioni di individui non siano morti invano, ma il loro sacrificio sia un monito per il futuro, affinché certe cose non avvengano mai più. Non lo credi anche tu? Più che crederlo, rispose Sara, lo spero, perché se così non fosse, a cosa sarebbero serviti 6 milioni di morti? Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think if they can make it a better place. There's a place in your heart and I know that it is love. Much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place. Heal the world.
spettacolo e l'esplosione. È stata di grande emozione, vero Umberto? Devo dire che insomma sulla scorta di questa musica in scivolata è veramente una bellissima emozione, una grande cosa, una sala gremita e quindi tutti gli ingredienti per poter essere contenti, no? Assolutamente sì, e devo dire anche l'organizzazione è stata impeccabile, con veramente ha tutto funzionato alla perfezione, dando a tutti noi una grande emozione, dando a tutti noi anche la consapevolezza del messaggio che è stato portato. Sì, un messaggio molto molto serio che passa attraverso l'emozione dei ragazzi che hanno ballato, di Franco che è stato un abilissimo e un bravissimo padrone di casa, e ci sono stati tutti gli ingredienti insomma per poter tenere in alto il valore della memoria. Assolutamente sì, e devo dire che è stato per noi un gran piacere essere qui. E perché come Ameria Radio lo abbiamo sempre detto io e Umberto, dobbiamo portare avanti questi messaggi che sono importanti, che non vanno nascosti assolutamente, ma vanno tramandati alle nuove generazioni. Bene, intanto sta scorrendo sul palco, scorrendo tutti i ragazzi e i ballerini che hanno veramente animato questa stupenda mattinata e stanno ovviamente meritando questo bellissimo applauso. Assolutamente sì, ecco adesso è entrato Franco e sicuramente saluterà il pubblico. Sono tutti ragazzi giovanissimi, devo dire, che hanno fatto un ottimo lavoro. Allora, siamo arrivati al termine di questa mattinata, di questo incontro. Permettetemi di ringraziare coloro che hanno reso possibile questo spettacolo, a cominciare dagli enti che l'hanno patrocinato, quindi il Municipio di Roma 5, l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane. Un ringraziamento anche alla web radio Ameria Radio, che sta trasmettendo in diretta l'evento e che lo replicherà questa sera. Un ringraziamento ai dirigenti scolastici delle scuole che sono presenti stamattina, ai docenti accompagnatori, un ringraziamento a voi che siete stati così bravi ragazzi, e spero che sia stato uno spettacolo che ha catturato la vostra attenzione e che vi abbia lasciato qualcosa su cui riflettere. E poi naturalmente grazie a Momento Danza nella persona della sua direttrice Marzia Capasso. Salve a tutti. Io ringrazio te Franco per averci coinvolto in questa bellissima esperienza e soprattutto per averci dato la possibilità di raccontare il tuo libro con la nostra danza. E quindi non mi resta che ringraziare di cuore tutti gli allievi di Momento Danza che hanno partecipato. E poi ovviamente ringrazio coloro che sono gli insegnanti della scuola, coloro che hanno preparato le coreografie dei ragazzi, che sono Rita Taddei, Giada Pasqualucci, Alessandro Pustizzi e il nostro ballerino ospite che ci onora sempre della sua presenza, Gaetano Di Noto. Grazie a tutti voi. I libretti che avete trovato sulle poltrone li potete portare via, raccontano la nostra scuola che è da più di 30 anni presente qui nel quartiere e per chi non la conosce può conoscerla in questo modo. Grazie a tutti.
Bene, è appena finito lo spettacolo, ci siamo promozionati tutti quanti, è stata una cosa veramente interessante, veramente bella, una bellissima innervatura tra la componente danza ludica e la componente più seria, quella di Franco. Franco, che sensazioni hai avuto da questo feedback? Beh, una sensazione bellissima, perché vedere, mettere in scena con danze, musica, coreografia il libro, quello che è scritto, è una sensazione particolare, è molto bella, molto piacevole, e ti dà un'immagine, una chiave di lettura del libro che è completamente diversa dal solito. Quindi molta emozione, ma anche molta soddisfazione. Beh, la plasticità della scuola di danza sicuramente è stato un catalitico, no? Cioè un qualcosa che ha trasportato nei cuori, perlomeno, diciamo, perché nella testa, cioè, prima nei cuori, ma probabilmente anche sicuramente nella testa di chi ha partecipato. Ho visto delle scolaresche, ma particolarmente attente, ma queste scolaresche stanno diventando più mature, oppure sei riuscito te a tenerle? Io spero che stiano diventando più mature, no? Che l'argomento trattato e il modo con cui è stato trattato li abbia coinvolti, li abbia colpiti, e che possa essere rimasto qualche spunto di riflessione da sviluppare in futuro. Bene, qui ci sta venendo anche l'idea di poter fare un qualcosa con le altre, diciamo, aspetti e espressioni artistiche, no? Abbiamo visto la letteratura, abbiamo visto la danza, c'è anche il radiodramma, c'è anche la parte della radio, quindi noi ti invitiamo a pensare a questa possibilità, perché insieme a Paolo potremmo avere anche la possibilità, diciamo, di così lavorare a tre, quindi di inscenare e di poterti essere di supporto, magari nelle prossime occasioni, attraverso il nostro strumento, che è la nostra web radio, che tu ben conosci perché tu sei di casa. E io sarò pronto a cogliere qualsiasi vostra iniziativa con molto piacere. Bene, bene. Allora, tanti complimenti ancora, un buon augurio, una buona memoria a tutti e ci vediamo in radio. Grazie, a presto. Bene, allora, è terminato e noi con Umberto diamo appuntamento al prossimo programma su Ameria Radio. Direi di sì, anche questa volta come Ameria Radio abbiamo fatto del nostro, no? A proposito, era la memoria, è chiaro che noi abbiamo un attimo la memoria che vacilla, però in questo caso ce l'abbiamo ben presente. Allora, un caro saluto a tutti e continuate ad ascoltarci. Bene, al piacere della prossima occasione. Se non lo dicevi.